Vogliamo parlare di una notizia positiva finalmente che riguarda l'economia retina e quel mondo dell'edilizia che è stato tra i più colpiti durante la crisi economica. E infatti quello che vi raccontiamo questa sera dimostra come attraverso l'innovazione e delle sperimentazioni di successo le aziende possono ottenere un grande successo. È quello che è accaduto a Premac Prefabbricati del gruppo Macevi, che con una particolare sperimentazione che riguarda il trattamento di acidificazione del calcestruzzo riesce a fornire dei prodotti anche personalizzati che il mercato ha accolto molto bene. Possiamo dire che con questo trattamento che avete sperimentato con successo l'edilizia riparte proprio da Arezzo? No, ripartire no, diciamo che riparte una nuova... riparte un'edilizia con un nuovo... con un nuovo stimolo, un'innovazione, un colore, un qualcosa che possa, diciamo, stimolare la fantasia, i tecnici, gli architetti, e che possa, diciamo, avere anche un po' di qualcosa di nuovo su cui lavorare e su cui ripartire. Ecco, vogliamo spiegare a chi non è del settore, ecco, di che cosa si tratta? È una lavorazione che si applica al calcestruzzo secco, quindi al manufatto già fatto. È un'applicazione con la quale si applica dei sali minerali alla faccia da trattare, e con un trattamento che, diciamo, dura circa dalle 3 alle 4 ore si tirano fuori questi colori particolari che non sono colori, è la reazione chimica del cemento con i sali minerali che sono stati applicati. È stata chiamata effetto Corten perché il colore ricorda molto il Corten, che è un acciaio molto di moda in architettura, con la quale sono stati fatti anche dei tamponamenti di edifici molto di pregio. L'acciaio Corten ha un costo molto importante, il trattamento Corten sul calcestruzzo ha un costo ancora accessibile, e poi la cosa più bella è che ognuno ha il suo edificio con il suo colore, con la sua caratteristica tonalità, che non è mai e non sarà mai uguale ad un altro. Quindi anche questa cosa qui è per poter servire al cliente, per potergli dare qualcosa di suo e solo suo. Poi ci sono, diciamo, altre caratteristiche che sono un minor impatto ambientale, perché è un colore che si ritrova sulla terra, è un colore naturale, ha una durata del doppio se non del triplo, però questi sono numeri che verranno un pochino più con il tempo di una tinteggiatura normale, è architettonicamente appetibile. Ecco, in chiave di mercato che risposta c'è stata? Ecco, come è cambiato anche il vostro... In chiave di mercato questa risposta è ancora in, diciamo, sottovalutazione, perché è una cosa completamente nuova, della quale nemmeno noi eravamo così sicuri di poter avere così tanto successo. La risposta è tanta, la curiosità è tanta, quindi noi già... con questo abbiamo avuto, diciamo, abbiamo almeno avuto la soddisfazione di aver creato, diciamo, una curiosità. Quindi ci sono clienti che hanno voluto saperne di più, quindi cosa costa, quali sono le caratteristiche peculiari, e tutti sono stati molto soddisfatti del fatto che questa non è una vernice, è un colore estratto dal calcestruzzo. Quindi, diciamo, l'edilizia, che è stato tra i settori più colpiti, no, dalla crisi, con una ricerca, con un'innovazione, un settore che
volendo, insomma, si può criticare su bene. Ma secondo me l'edilizia sta ripartendo a piccoli passi, molto molto piccoli. Ci sono secondo me dei segnali abbastanza evidenti che qualcosa cambia. L'edilizia industrializzata, che è la nostra, proprio del prefabbricatore, ha avuto un momento di stata dormiente, quindi non ha creato qualcosa di nuovo, non ha creato, diciamo, stimoli per i quali, anche forse anche per via del mercato, che non aveva nessuna risposta. Ma ora è il momento di investire e fortemente nell'innovazione. Per noi l'effetto Corten è il primo di varie innovazioni che abbiamo in studio ora e che ci prenderanno, diciamo, ci impegneranno per i prossimi 2-3 anni. Ecco, questo avrà impatti anche sull'occupazione della vostra forza lavoro? Beh, questo è sempre qualcosa di sperabile. Non so quanto sarà, diciamo attuabile, però questo si spera sempre. Quello che posso dirvi è che in tutti gli anni che noi, durante questa crisi, non abbiamo perso nessun collaboratore, quindi per ora stiamo tenendo botta. Se riprende saremo pronti, perché abbiamo mantenuto lo status di tutte le aziende. Un'ultima battuta, ecco, da un imprenditore, che giudizio dà sul momento attuale di Arezzo, anche economico? Arezzo è molto ferma, Arezzo non ha una spinta, diciamo, ma come un po' tutta la Toscana, è un po' tutta ferma, non so per quale motivo, perché non è che siamo dentro le politiche o quello che sia. Siamo un attimino fermi, ci sono dei ottimi progetti che potrebbero partire, ci sono delle idee innovative tanto in città quanto in provincia, ma vedo che ancora stiamo un pochino arrancando